In occasione dei 25 anni dei reparti subacquei, ho chiesto ad Alberto Lucarecchi di raccontare il nostro Mediterraneo. Il mare intatto che abbiamo avuto la fortuna di vedere quando eravamo ragazzi, il mare di oggi con i suoi problemi e il mare come vorremmo che ritornasse ad essere, anche grazie al quotidiano lavoro della Guardia Costiera. Solo così lasceremo ai nostri figli le bellezze che abbiamo ricevuto dai nostri padri. C'era una volta il Mediterraneo. Si potrebbe cominciare così. Il mare in mezzo alle terre. Un luogo senza uguali, ricco di storia, di culture e di creature fiabesche. Ci piacciono al sale, grigliate o in padella, una volta catturate dalle reti dei pescatori. Eppure le orate sono molto più belle da vive. Perfino il pesce scorfano, dall'aria un po' imbronciata, nonostante il nome, è un capolavoro dell'evoluzione. È facile da fotografare e non ha mai paura a lasciarsi avvicinare. Il Mediterraneo è un museo sommerso che nasconde statue, tesori, città. I bronzi di Riace li abbiamo scoperti per caso e chissà quanti altri capolavori attendono ancora di essere ritrovati. In pochi metri d'acqua, sotto le imbarcazioni alla boa, giacciono ancora i resti di drammatici naufragi. Ci sono storie custodite nelle anfore e leggende che affiorano dai fondali. Abbiamo appena cominciato a conoscere gli abitanti del mare profondo, come i pesci trombetta, che risalgono la colonna d'acqua spinti dalle correnti che dagli abissi portano su nutrienti e creature. Il tempo e il mare sono riusciti a scolpire la pietra e a creare paesaggi incantati, fragili e quasi alieni, come questa cattedrale sommersa. La pesca è una necessità per l'uomo, ma per garantirne il futuro dovrà essere sempre più sostenibile. La tonnara è immutata da millenni ed è un viaggio nel tempo. Senza energia non c'è progresso. Domani l'energia arriverà anche dalle onde e dalle correnti del mare. E le piattaforme estrattive resteranno un ricordo. Da luogo di bellezza, il mare si stava trasformando in discarica. Per fortuna la vita ha prevalso e oggi un relitto è un riparo per mille creature. Un tempo sulle spiagge c'era il catrame. Oggi, con il controllo dell'inquinamento, grazie agli sforzi della Guardia Costiera, i piccoli sono sopravvissuti e con loro i grandi. La vita riparte. Il mare ha una vitalità straordinaria. Se lo lasciamo in pace, tornerà ad essere quello che è sempre stato, un'immensa custodia azzurra di meraviglie.